Ragazzi, sto registrando questa piccola intro dopo la fine del video per dirvi di guardarlo tutto fino alla fine per evitare di trovare lo stesso problema che ho trovato io. Ciao ragazzi, nel video di oggi voglio rispondere ad una domanda che fino a non molto tempo fa mi facevo anche io. Come si ricarica la carta N26 in contanti? Come penso molti di voi sappiano, una qualsiasi carta con IBAN può essere ricaricata tramite bonifico, cosa che io faccio di solito, anche perché ho smesso di girare con più di 20 euro nel portafogli. Però mi rendo conto che per qualcuno di voi possa essere utile ricaricare la carta in contanti, come lo era per me fino a qualche tempo fa. Oggi devo vendere un libro per 10 euro. Quindi ho deciso di cogliere questa occasione per farvi vedere come prendere questi 10 euro, ma ovviamente vale per qualsiasi cifra, e depositarli nel vostro conto N26. Per prima cosa aprite l'applicazione, successivamente cliccate sulla scritta sul mio conto e poi su quella Cash 26. Come vedete potete anche prelevare i soldi, ma io oggi voglio concentrarmi sul loro deposito. Ora vi basta trovare un punto vendita aderente, come ad esempio questo Carrefour Market, e una volta recati sul posto cliccare su Deposita contanti ed inserire la quantità di denaro da voler depositare. Tenete conto che si prendono una commissione dell'1,5%, quindi su 100 euro depositati ipoteticamente ve ne arriveranno 98,50. Ok, ora vado a vendere questo libro e ci vediamo tra poco per l'esempio pratico. Ok ragazzi, sono tornato a casa, questi sono i 10 euro dalla vendita del libro. Purtroppo però non l'ho potuto ricaricare sulla carta perché adesso, come vedrete, ho riscontrato un problema. Mentre ero alla cassa, ho provato a effettuare cash 26 scrivendo 10 euro, ma purtroppo è apparsa la scritta che il deposito minimo è di 50 euro. Io, come ho detto all'inizio del video, non giro mai con più di 20 euro nel portafoglio, quindi con questi 20 euro e i 10 euro presi dalla vendita del libro non arrivavo a quei 50 e non l'ho potuto effettuare. Ma adesso vi faccio vedere comunque quale sarebbe la procedura. Ok ragazzi, ci eravamo lasciati con questa schermata. Adesso, inserendo 50 euro che è il minimo da depositare, cliccate su Avanti, si prenderà questi 75 centesimi di commissioni e una volta confermato il vostro PIN, vi apparirà questo codice a barre da far scansionare alla cassa e una volta consegnati i soldi in contanti al cassiere, questi soldi verranno depositati sul nostro conto. Il video termina qui, io vi chiedo di lasciare like se vi sono stato utile, di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Se lo fate siete fantastici, io vi saluto e alla prossima. Ciao ragazzi!